Migranti, tre persone sono morte in un barcone al largo di Lampedusa. Un piccolo tesoro, quello scoperto nell'abitazione di Paolo Genco, il responsabile dell'ANFE Sicilia, arrestato ieri per truffa aggravata alla Regione e all'Unione Europea. Pessimo inizio di anno per i 31 dipendenti dell'Istituto Gonzaga di Palermo. Lo scorso 5 gennaio sono stati licenziati dopo un'avvertenza durata 4 anni. Bentrovati per Media News, appuntamento di sabato 14 gennaio. Ecco la prima notizia. Migranti, tre persone sono morti in un barcone al largo di Lampedusa. Un uomo, probabilmente per ripararsi dal freddo, è stato trovato sotto due cadaveri. In un'operazione di soccorso nel canale di Sicilia, tre migranti sono stati trovati morti su un barcone, altri tre, tra questi una donna incinta, in gravi condizioni per ipotermia, tanto da richiedere il trasferimento in elisoccorso da Lampedusa, dove sono stati condotti gli extracomunitari a Palermo. Uno dei ricoverati è stato trovato con due cadaveri addosso, probabilmente per ripararsi dal freddo. Il trasferimento è stato coordinato dal direttore del 118 Fabio Genco, sull'elicottero l'anestesista Angela Ferruzza e l'infermiera Sabina Marascia. Ieri in diverse operazioni sono state tratte in salvo complessivamente 550 persone. Gli interventi sono stati coordinati dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera. Hanno partecipato due motovedette della stessa Guardia Costiera salpate da Lampedusa, la nave bettica della Marina Militare inquadrata nel dispositivo Mare Sicuro, un peschereccio, un mercantile e la nave acqua dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranee, che opera in collaborazione con Medici Senza Frontiere. Un piccolo tesoro, quello scoperto nell'abitazione di Paolo Genco, il responsabile dell'ANFE Sicilia, arrestato ieri per truffa aggravata alla Regione e all'Unione Europea. In una cassaforte, la Guardia di Finanza ha trovato circa un chilo di oro e 30.000 euro. Tra denaro contante e assegni circolari. Per le Fiamme Gialle anche questi beni sarebbero nel giro della truffa messa in atto con la complicità della General Informatics Center nelle fittizie forniture. Si è autosospeso dalle funzioni di presidente nazionale e regionale dell'associazione. Si tratta di Paolo Genco, presidente dell'ANFE, dopo l'accusa di truffa aggravata. Come si legge in una nota, la scelta nasce come tutela della stessa e a garantire la continuità amministrativa dell'ente. L'associazione si dice però fiduciosa nel buon operato della magistratura a garantire la regolare esecuzione delle proprie attività con l'impegno che l'ha sempre contraddistinta. Nell'abitazione di Genco, intanto, la Guardia di Finanza ha rinvenuto e sequestrato circa un chilogrammo di oro, 30.000 euro tra denaro contante e assegni circolari. Per le Fiamme Gialle anche questi beni sarebbero frutto dei proventi della truffa perpetrata con la complicità della General Informatics Center nelle fittizie forniture. Nei giorni scorsi sarebbe emerso come Paolo Genco e Baldassarre Di Giovanni avrebbero tentato di ottenere un finanziamento pubblico nel settore della formazione professionale, una truffa da oltre 50 milioni di euro. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza e hanno permesso di scoprire come Genco, in accordo con Di Giovanni, titolare della General Informatics Center e della Corelpast, avrebbe rivendicato all'ente erogatore, mediante la produzione di false fatture di acquisto, costi per beni e servizi mai effettivamente forniti. Stando alle Fiamme Gialle, le ingenti somme di denaro che venivano utilizzate per giustificare il pagamento delle fittizie fatture di acquisto ritornava poi nella disponibilità di Genco, che reinvestiva a sua volta i proventi nell'acquisto di numerosi immobili, molti dei quali sono stati sottoposti a sequestro e formalmente intestati in parte ad una società immobiliare denominata La Fortezza e amministrata dallo stesso Di Giovanni in parte ad una dipendente dell'ANFE, anche lei adesso coinvolta nella frode. Alcuni degli immobili venivano inoltre locati per finalità formative allo stesso ANFE, con duplice illecito guadagno per i due sodali. Intanto, Genco ha scritto ai membri del direttivo nazionale: pur consapevole, dice, della mia assoluta estraneità a qualsiasi episodio del nonché dell'infondatezza delle ipotesi di reato oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, mi sento in dovere, fino a quando non sarà chiarita la mia posizione personale, di autosospendermi con effetto immediato dall'esercizio delle funzioni di presidente nazionale dell'ANFE e di presidente regionale dell'ANFE Sicilia, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività in corso che coinvolgono centinaia di persone e lavoratori. Sono fiducioso, conclude, nella rapida e positiva risoluzione di questa vicenda, che matura in un contesto sociale
sociale ed economico molto difficile per la formazione professionale, settore in cui l'ANFE opera da più di 40 anni e che negli ultimi anni è stato colpito da una crisi irreversibile. Alla notte bianca dei licei classici ieri a Bagria, tante le iniziative al liceo scaduto. Presenti anche il presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci ed il rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari. Questi sono momenti veramente importanti. Io penso che la vera lotta alla mafia sia quella di seminare nelle scuole, soprattutto nei ragazzi più adulti, questo concetto fondamentale del fare il proprio dovere. Io penso che la nostra terra, io non penso solamente alla Sicilia, io penso in generale alla nostra terra, in Italia non c'è bisogno di avere simboli e eroi per portare avanti un concetto che è quello proprio di fare il proprio dovere. Se ognuno di noi ci ritagliamo un pezzetto di responsabilità facendo il proprio dovere, questo vale anche e soprattutto nelle scuole, di passare questo messaggio ai ragazzi, che poi saranno la futura classe dirigente. Ognuno il proprio ruolo, quello che sono oggi come studenti, ma quello che saranno domani anche nei ruoli nel fare la politica, nel fare la pubblica amministrazione, nei ruoli dirigenziali, io penso che il concetto di fare il proprio dovere sarà quello che potrà salvare la nostra terra. Per certi versi questo è un discorso che sta passando, io sono convinto che con l'aiuto delle scuole, con l'aiuto degli insegnanti che hanno un ruolo fondamentale, quella frase bella che si dice che la lotta alla mafia si fa soprattutto nelle scuole, io penso che oggi questo è un altro seme, è un altro seme che va certamente innaffiato nel modo giusto che il liceo di Bagheria sta dando. Io sono onorato di essere qui e ringrazio per l'invito, spero di dare un piccolo contributo, lo diamo tutti insieme facendo squadra, questa squadra scuola qui di Bagheria, questa squadra scuola insieme al rettore che lanceremo questo messaggio, questa squadra sociale di vita quotidiana, di lotta alla mafia e l'illegalità, anche qui da Bagheria un altro seme che speriamo di innaffiare nel prossimo futuro con attenzione. Ma il senso è quello di una continuità della formazione e della importanza della cultura per i ragazzi e in generale per l'inserimento nella vita, nel mondo del lavoro e quant'altro. Credo, diciamo, che manifestazioni di questo tipo credo che manifestazioni di questo tipo che proprio vogliano anche valorizzare l'interesse dei ragazzi per la cultura, per gli studi, il senso di appartenenza nei confronti della scuola, del mondo delle istituzioni scolastiche eccetera, sono importanti, perché solo con una solida base culturale poi dopo c'è veramente la possibilità di lavorare bene, di inserirsi bene nel lavoro, tra l'altro in una terra come la nostra che sicuramente sulla cultura può contare anche come possibilità di crescita e di sviluppo. Non è certamente l'università che può fare da sola, diciamo, quello che è fondamentale è che ci sia una collaborazione tra le istituzioni, dove per istituzioni intendo le istituzioni comunali, regionali, ovviamente anche l'università, la politica nel senso più alto, diciamo, del termine, per poter finalmente individuare delle chiavi, delle opportunità di sviluppo per questa terra. Allora io sono fermamente convinto che si debba scegliere, si debbano individuare alcuni settori sui quali investire e sui quali provare a creare sviluppo. Sviluppo significa anche formazione, significa anche cultura. Allora se decidiamo quali sono effettivamente quei settori sui quali puntare e dopodiché convintamente con tutto quello che si può fare da un punto di vista politico e da un punto di vista delle istituzioni. Ma in poli di eccellenza attraverso la specializzazione. Bravo, è sostenuto però con un adeguato livello di formazione. Allora a questo punto diciamo qualcosa si può fare. Notte bianca dei licei classici, ieri all'Umberto I di Palermo, di scena varie rappresentazioni ideate dagli studenti di tutte le classi. Nonostante io sia il sommo poeta, ho intenzione di degnarvi del mio intervento. Sapete, per lei ho attraversato fiumi, lande ghiacciate, torbe di anime piagnucolanti. E per cosa? Per farmi rifiutare ad un altro livello, quello del paradiso. Ma io. Notte bianca dei licei, liceo classico Umberto, e quest'anno in seconda A in scena una particolare rappresentazione, l'eterno confronto tra l'uomo e la donna.
Esattamente, anche quest'anno per la Notte Bianca gli allievi hanno predisposto una serie di spettacoli. Nello specifico questo spettacolo, che è stato realizzato completamente ad opera dei ragazzi che ora parleranno, tratta del confronto tra mondo maschile e mondo femminile, con tutta la dimensione pregiudiziale che sta alle spalle di questo conflitto. C'è una figura un po' particolare, l'androgino, che invece cerca di mediare tra queste due realtà e questi due mondi. Ciò che mi fa piacere rilevare è che, come al solito, il mondo classico è vivo proprio perché si collega con l'attualità. Non esiste il mondo classico in un'altra dimensione, ma esiste il mondo classico, i suoi valori, i suoi sentimenti nell'attualità. Roberta, una giovane videomaker che già si è fatta valere con dei corti che abbiamo visto qualche mese fa, oggi ha rappresentato questa scenografia, questo dialogo in una chiave particolare, e specialmente in siciliano. Ci sono anche dei ruoli scritti in siciliano per renderlo il più moderno possibile, come per esempio Odisseo e Penelope, poi abbiamo anche una lesbia che parla il romanaccio, appunto per far capire questo suo ruolo un poco più vivo, per renderlo più vivo, appunto per fare capire che il mondo classico, il mondo del liceo classico non è semplicemente roba morta, ma è anche qualcosa che noi viviamo tutti i giorni e che riusciamo a rendere il più moderno possibile. Testi che hai resi attuali insieme ad un tuo compagno. Sì, la nostra idea, abbiamo condotto sia la sceneggiatura che la regia, stiamo anche recitando. Il nostro obiettivo era appunto rendere questo conflitto in chiave ironica il più possibile, per renderlo anche leggero ma far riflettere lo spettatore, che si ritroverà poi davanti a un monologo finale che lo porterà veramente a una riflessione sul mondo maschile e femminile. La formazione che proponiamo al Liceo Classico Umberto I di Palermo è una formazione integrale. Con grande attenzione noi diamo naturalmente valore all'impianto classico, umanistico, letterario, con il recupero del latino e del greco antico, ma in maniera molto lucida e consapevole noi abbiamo realizzato una serie di percorsi di alto profilo nell'ambito scientifico, matematico e tecnologico. Così che i ragazzi possano all'uscita del liceo affrontare anche le facoltà a caratterizzazione medico, scientifico, matematico e tecnologico, da medicina ad ingegneria per capirci, così come allo stesso tempo naturalmente dare esiti di natura umanistica, letteraria o sociologica o giornalistica alla loro formazione liceale. Ma quando io sono stata accusata di essere la causa di una guerra combattuta tra uomini, assetati di ricchezze e di potere, nessun problema, vero? Sì, sono io Elena, quella di Troia, e vi assicuro che io sono solamente una parte del bottino. È vero, forse la migliore, ma non la causa scatenante di questa guerra. Il ministro della Salute annuncia la prossima entrata in vigore del piano vaccinale, che prevede un ampliamento delle immunizzazioni per alcune specifiche fasce di età. Aumenta l'offerta per bambini e anziani. Non sarà più necessario ricorrere al ticket per fare determinati vaccini, e questo quanto emerge dall'ultimo piano vaccinale collegato ai nuovi livelli essenziali di assistenza, il cui decreto è stato firmato dal Premier Paolo Gentiloni. Ad annunciarlo ufficialmente è stato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Il nuovo piano nazionale di previdenza vaccinale tornerà in conferenza Stato-Regioni il prossimo giovedì per un veloce via libera e per aggiornare tempistica e attuazione. Con particolare riferimento ai bambini, il piano prevede che nel primo anno di vita saranno introdotti vaccini gratuiti contro il meningococco B, batterio pericoloso che può provocare casi letali di meningite, e rotavirus, che è causa di gastroenteriti molto forti che possono avere conseguenze gravi nei più piccoli. Per l'antimeningococco B la prima dose si effettua a partire dai 3 mesi di vita, con richiami a seguire. Per il rotavirus a partire dalla 6ª settimana di vita, insieme con tutti gli altri vaccini previsti per i primi mesi. Nel secondo anno di vita invece si potrà fare quello contro la varicella, oggi gratuito solo in 8 regioni. Passando all'adolescenza poi, il vaccino contro il papillomavirus, l'HPV, oggi gratuito per le adolescenti, sarà esteso anche ai ragazzi maschi, per riuscire a debellare la diffusione del virus, che è la più frequente causa di tumore alla cervice, dell'utero e alla bocca.
Agli adolescenti verrà poi offerto il meningo tetravalente, ovvero che protegge contro il meningococco dei ceppi A, C, W, Y, alcuni dei quali diffusi soprattutto in continenti extraeuropei. Per gli anziani, infine, viene introdotto gratuitamente il vaccino contro l'herpes zoster, causa del più noto fuoco di Sant'Antonio, in grado di ridurre del 65% i casi di nevralgia. Sarà poi offerto in tutte le regioni il vaccino contro lo pneumococco, che protegge sia contro la polmonite che contro la meningite, una complicanza in alcuni casi associata. Pessimo inizio di anno per i 31 dipendenti dell'Istituto Gonzaga di Palermo. Lo scorso 5 gennaio sono stati licenziati dopo una vertenza durata 4 anni. 11 di loro da oggi sono in sciopero permanente davanti ai cancelli del complesso per protesta e insieme per informare i genitori degli alunni dell'accaduto. La storica scuola guidata dai gesuiti, a causa di un calo delle iscrizioni dall'anno scorso, si è lanciata in un'operazione di ristrutturazione e rilancio aziendale, le cui conseguenze si sono fatte sentire sul personale tra riduzioni degli stipendi prima e licenziamenti e ricollocazioni dopo. Le interviste. Sono 4 anni, appunto, prima con i contratti di solidarietà difensiva, e poi con un contratto di prossimità. Tutto questo non è bastato, perché alla fine loro hanno chiesto troppo, perché tra il 20% e il 19% si è arrivata appunto alla proposta dell'istituto, che prevedeva in un primo momento o il licenziamento degli esuberi della scuola, che erano 8, o l'esternalizzazione dei servizi. Ovviamente noi, dal punto di vista sindacale, i nostri sindacati hanno detto no, questo non è possibile. Nell'ultimo incontro avvenuto a novembre loro ribattevano che la scuola non ce la poteva fare e quindi avevano fatto una loro proposta che prevedeva il 5% per i professori, il 19% per gli amministrativi e il 34% per i lavoratori, personale ausiliario di primo e di secondo livello. In tutto questo noi abbiamo cercato di dire questa percentuale è troppo alta, vediamo se si può abbassare. C'è stata anche una missiva del nostro collega Lorenzo Marchione, indirizzata al consiglio di amministrazione, dove appunto diceva se si poteva optare per un 25%, quantomeno sarebbe stata una percentuale che almeno avrebbe permesso il minimo per andare avanti. Io innanzitutto volevo condividere, ecco, con la città di Palermo, ecco, la nostra esperienza drammatica di licenziati. Io sono stato assunto nel 1991, quindi ho tessuto una parte di storia in questo istituto. Sì, chiaramente c'è stata una strategia intelligente, non voglio dire anche diabolica, in quanto dietro questo 34% c'era un forte, forte progetto da parte del CDO, quindi dei padri gesuiti, di esternizzare tutto il personale. Cioè il 34 è stato l'oggetto di sgregazione da parte di tutto il personale. Quindi una guerra tra i poveri in un certo senso, perché il loro progetto era proprio quello di sradicare il personale ATA e fare questo passaggio alla cooperativa, questa coop service. Tra l'altro anche con una paga veramente non dignitosa. Quindi credo che qui ci sia stato anche il calpestio, ecco, della propria dignità di uomo e di lavoratore. Siete in protesta, ovviamente non state con le mani in mano a guardare. Noi già è da una settimana che abbiamo iniziato questa protesta, anche se in maniera molto per ora soft, nel senso che credo che già la nostra presenza lì di ex lavoratori, anche da parte dei ragazzi, da parte delle famiglie, in un certo senso, ecco, loro si domandano ma perché tutto questo? Chiaramente la prossima settimana faremo anche dei gesti molto più forti, proprio per dare un senso di dignità a noi stessi. Verso le amministrative, il sindaco Orlando presenterà ufficialmente la sua candidatura il prossimo 29 gennaio al Cineteatro Golden.
Leo Luca Orlando scende ancora una volta in campo per la corsa a primo cittadino di Palermo. La presentazione ufficiale della sua campagna elettorale è prevista per il 29 gennaio in un incontro pubblico nel cinema Golden. Al momento l'attuale sindaco ha il sostegno di 5 liste civiche senza simboli di partito. Nel frattempo continuano le trattative tra i Dem, mentre il PD è impegnato nella costruzione di una coalizione di campo largo a sostegno del sindaco uscente e delle amministrative della prossima primavera a Palermo. Le comunali del capoluogo siciliano intanto hanno come sfondo anche il valzer di poltrone alla sedia di aspirante candidato sindaco pentastellato. In casa 5 Stelle infatti c'è stato un altro ritiro, dopo la rinuncia di Tiziana Di Pasquale, che ha detto di non riconoscersi nelle scelte fatte nei nomi in lista. Ad annunciare un passo indietro è stata anche l'architetto Giulio Argiroffi, che ha comunicato allo staff la sua intenzione di rimanere nella lista per il consiglio comunale, ma di non sentirsi pronta per affrontare un'eventuale campagna elettorale da candidato sindaco. Dopo lei però a dare forfè è stato anche Giancarlo Caparotta, che ha annunciato il suo ritiro su Facebook. Affido al social network, scrive nel suo post, alcune parole sincere per raggiungere tutti quelli che non ho potuto incontrare di persona come avrei voluto, tutti quelli che con impegno sincero stanno contribuendo ad un entusiasmante percorso per la città di Palermo. Sono due adesso i nomi in cui gli iscritti al Borgo di Grillo si potranno esprimere per la scelta del candidato sindaco. Si tratta dell'avvocato Ugo Forello e del poliziotto Igor Gelarda. Nel frattempo prosegue la campagna di comunicazione di un altro aspirante sindaco, Fabrizio Ferrandelli, che ha rivendicato la scelta della sua candidatura civica a primo cittadino di Palermo senza simboli di partito e invita Leo Luca Orlando a un confronto pubblico. I radical chic con la pancia piena dovranno dare tante spiegazioni ai palermitani, è il commento che l'aspirante sindaco in polemica con la reunion del PD e dell'attuale sindaco dopo essersi avversati per l'intero periodo elettivo. Per Ferrandelli però c'è un lato positivo in tutta questa storia. Gli elettori hanno la possibilità di cancellare in un colpo solo tutto il blocco Orlando Crocetta. Il candidato sindaco dei Coraggiosi, circondato dalla sua squadra tutta trasversale, da Salvo Alotta e Antonella Monastra a Gianluca Galati e Totò Ciancolo, presenta i suoi nuovi slogan: solo per cambiare, solo con i palermitani e solo per Palermo. Sul PD, dopo aver strappato la tessera, si è già espresso e non teme il centrodestra, che stenta a trovare un'identità, o il Movimento 5 Stelle, che nel suo interno ha più correnti del Partito Democratico. Micciché, chiude Ferrandelli, Berlusconi tiene a Palermo. È stato presentato a Gela il bando per il recupero delle strade rurali in scadenza il prossimo 20 febbraio nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Ad incontrare i giornalisti sono stati il sindaco Domenico Messinese, il primo cittadino di Niscemi Francesco La Rosa, rappresentanti della Confederazione Italiana Agricoltori e dell'Unione Nazionale Sindacale, imprenditori e coltivatori. Presenti anche gli assessori allo sviluppo economico e ai lavori pubblici del Comune di Gela, Simone Siciliano e Flavio Di Francesco. La misura 4.3 del PSR Sicilia finanzia gli interventi infrastrutturali per le nuove realizzazioni e per la manutenzione e la riqualificazione delle strade rurali con 54 milioni di euro. Le interviste. Che viene dall'Europa, che si affianca alle attività che già questa amministrazione ha avviato. Vorrei ricordare che proprio a fine anno un emendamento fatto proprio da me, proprio dal sindaco, ha inserito delle risorse per poter consentire la manutenzione delle strade rurali nella piana di Gela. È un primo investimento per dare una risposta, però accogliamo immediatamente l'opportunità che ci è data dall'Europa con investimenti più consistenti che insieme al comune di Niscemi ci siamo immediatamente attivati di poter rendere operativa nel nostro territorio. Questo però ci vuole la collaborazione di tutti coloro che vivono nel mondo rurale, che hanno attività sia agricole che sia di ospitalità. Questo è un punto di partenza, io lo considero tale. Ci sono 54 milioni all'interno del PSR, io sono convinto che una grossa fetta di questi finanziamenti, Gela e Niscemi, con il supporto di altri comuni vicini, penso che riusciranno a portarlo in porto. Se noi parliamo di quantità, 54 milioni sembrano tanti, ma in verità sono pochissimi. Però noi faremo di tutto affinché una buona parte rimanga in questo territorio. Chiediamo però l'intervento dei nostri produttori, delle nostre aziende, delle nostre associazioni, affinché si preparino e diano la possibilità di intervenire anche alle amministrazioni, perché senza il loro sostegno noi non possiamo intervenire. Ma il ruolo dei comuni è quello, diciamo, di fare coesione territoriale su degli interessi condivisi. È chiaro che la piana di Gela è un territorio fertile
impiegato dagli agricoltori gelesi, dagli agricoltori di Niscemi, e tutti condividiamo le stesse risorse e le stesse problematiche. Le problematiche relative all'infrastrutturazione delle aree agricole, le problematiche relative al contrasto, diciamo, delle situazioni legate alle condizioni meteo avverse che con il cambiamento climatico si fanno sempre più insistenti. Quindi il ruolo dei comuni è quello di condividere un percorso di rivalutazione del comparto agricolo, di investimenti nelle infrastrutture e di investimenti sulle tecnologie. Un impegno massimo da parte dell'amministrazione e del settore dei lavori pubblici per partecipare a questo bando, e dove cercheremo, insomma, di servire, insomma, più aziende possibili. E quindi un ringraziamento, insomma, va anche alle sigle editoriali, all'UNSIC e a tutti gli altri enti che ci stanno supportando, insomma, per poter avere chiaramente più punteggio per poter, insomma, accedere a questi fondi. Certamente registriamo un momento di difficoltà causata dalla questione atavica delle dighe dell'acqua, così come questa disgrazia delle gelate che ha messo a nudo le nostre colture. Però non possiamo fermarci, semmai dobbiamo sforzarci di andare avanti anche con innovazioni tecnologiche, e sapendo di questo abbiamo consapevolezza che abbiamo finalmente interlocutori, amministratori che non solo avvertono, ma assieme a noi si sta costruendo un percorso positivo affinché dal silenzio o dai disimpegni e dalle contraddizioni che hanno caratterizzato questo nostro territorio si possa uscire e avere risultati immediati. E positivi a favore degli agricoltori. Che se si fanno queste iniziative nel territorio, onestamente è un valore aggiunto per tutti, sia per gli agricoltori, perché la cosa importante per noi è anche la viabilità, che è importantissimo. Queste sono grandi e belle cose, mentre che abbiamo questa opportunità la dobbiamo sinceramente prendere al volo subito. Noi c'è la massima collaborazione sia dalla GIA provinciale che anche nel territorio delle province, dei comuni, delle GIA comunali. Tele One trasmetterà domani sera alle ore 21 il concerto di Epifania del coro Laudate Dominum di Bagheria. Un grande evento che ha riscosso tanto successo. Rivediamo insieme il servizio. A Bagheria, alla chiesa di San Pietro Apostolo, ieri è andato in scena il tanto atteso grande concerto di Epifania del coro Laudate Dominum, diretto dal tenore e direttore Salvatore Di Blasi. Quest'anno il concerto è stato eseguito in memoria dei bambini di Aleppo, vittime di tutto ciò che di umano non ha nulla, vittime di un potere demoniaco che non guarda in faccia a nessuno, vittime dell'indifferenza. Un concerto, insomma, pensato per trasmettere il valore della vita, riportare nei cuori la speranza che le cose possano cambiare affinché quello che è stato non sia più, affinché nessuno si giri più dall'altra parte, nella consapevolezza che tutti i bambini meritano un'infanzia serena senza che la guerra diventi l'unico orizzonte a riempire i loro sguardi. Non note di tristezza, quindi, ma di speranza, e forte è stato il senso di unione nel festeggiare la nascita di Gesù Amore. Ad accompagnare il coro polifonico per il secondo anno consecutivo l'associazione Giacomo Puccini di Trabia, con il corpo orchestrale Banda Giocancilla di Francesco Di Maio. Ad impreziosire il concerto Martina Mazzola, soprano, Nunzio Galli, tenore, e Gianbartolo Porretta, pianista della corale Laudate Dominum. Piccoli protagonisti, i bimbi del neonato coro delle voci bianche Laudate Dominum, insieme ai piccoli cantori del coro Verdi Crome del quinto circolo didattico Gramsci di Bagheria. Il 13° concerto di Epifania è stato organizzato dall'Associazione Culturale Quadre, patrocinato dal Comune di Bagheria, ed ha aperto la prima stagione concertistica bagherese. Impegno insidioso per la polisportiva Raimondo Lanza, che capolista nel campionato di Serie C femminile regionale di pallavolo, cercherà contro la Your Life Mondello di conquistare il titolo di campione d'inverno. Infatti la squadra del presidente Pino Di Vittorio conta 2 punti di vantaggio sulla seconda l'US Volley Palermo. Le ragazze allenate da Marco Sabatino giocheranno senza l'infortunata schiacciatrice Grassadonia. Il suo posto sarà rilevato dalla giovane centrale Erika Sunzeri.
E con quest'ultima notizia è davvero tutto per questa edizione. Vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata, augurandovi un sereno fine settimana.